Signore e signori, buon pomeriggio a tutti. La giornata di oggi rappresenta la conclusione di un lungo processo di sviluppo gestito in maniera silenziosa, senza clamori, sul quale negli ultimi anni abbiamo indirizzato le migliore, migliori energie di tutta l'azienda. Si è parlato tanto di Alfa Romeo, dei tempi per riportarla in vita, ma la verità è che la FIA di prima, anche solo quella di una manciata di anni fa, non avrebbe avuto la possibilità di intraprendere questo percorso. Non aveva i numeri per avviare seriamente un rilancio dell'Alfa Romeo, non li aveva per tre ragioni molto semplici e molto con concrete. Per l'impegno finanziario che era richiesto, per le capacità tecniche necessarie, e per la mancanza di una rete di distribuzione del marchio a livello globale. E per questo oggi siamo nella posizione di poterlo fare. Oggi possiamo contare... Sulla forza del settimo gruppo mondiale, sul più avanzato know-how tecnologico che riunisce tradizioni centenarie e su una capacità di distribuzione che arriva in ogni parte del mondo. Questo ci ha permesso di essere qui oggi a presentarvi la Giulia. Questo insieme al lavoro che le nostre persone hanno fatto in silenzio, in capannoni fantasma in giro per l'Italia, per, per più di due anni. Hanno lavorato da eroi in modo caparbio e senza sosta, lontani dai riflettori, mettendo tutto il loro talento e la loro passione per restituire l'Alfa all'Alfa, i contenuti e la fierezza che merita. E hanno creato qualcosa di straordinario. Giulia rappresenta il punto di partenza di questo processo di ricostruzione del marchio sulla base del suo DNA, di quegli elementi che definiscono il codice genetico Alfa. E oggi è pronta a compiere un salto evolutivo e a diventare uno dei più importanti marchi premium. E non è un mistero che la Romeo è uno dei progetti di, su cui io sono stato e continuo a essere più coinvolto anche emotivamente. È uno dei più importanti della mia carriera. Negli ultimi 30 anni Alfa si è portata dietro un senso di incompiutezza che gridava vendetta. Lasciarla come era a competere con i marchi generalisti avrebbe voluto dire tradirne lo spirito e i valori e tradire anche tutte le donne. E tutti gli uomini dell'Alfa che, inoltre, in un secolo hanno plasmato la leggenda. Dare voce alla vera Alfa Romeo era un dovere anche morale. E oggi possiamo finalmente dire che è il primo giorno di una nuova Alfa. Signori e signori, benvenuto nel nuovo museo Alfa Romeo. Benvenuti nella casa dell'Alfa Romeo. Esattamente 105 anni fa, esattamente il 24 giugno del 1910, Qui a Milano fu fondata l'Alfa. Parlerò della unicità del nostro brand e della meccanica delle emozioni. Perché alla fine non è di un'auto di cui stiamo parlando, stiamo parlando di Alfa Romeo. Di questo marchio non c'era assolutamente niente da cambiare. Dovevamo invece cambiare noi tutto. Imparare dalla storia, dai momenti difficili, dagli errori. Le nuove Alfa Romeo rimettono il guidatore al centro. Noi siamo andati oltre, abbiamo immaginato, abbiamo pianificato e abbiamo realizzato il rinascimento Alfa Romeo. Noi rispondiamo al richiamo di questo brand, ma alla fine è di un'auto di cui ci innamoriamo tutte le volte.